Mi chiamo Melissa Tumi e sono un difensore. Ho la doppia cittadinanza perché ho mamma italiana e papà irlandese, ma il mio sogno sarebbe quello di giocare nella nazionale irlandese, perché riuscirei, avendo sempre giocato in Italia e sempre vissuto in Italia, riuscirei a far emergere la mia parte irlandese e riuscire a rappresentare la nazione della quale sono comunque a metà. E ho incontrato il Pomigliano contro il Tavagnacco in Coppa Italia e la squadra mi ha fatto una buonissima impressione. Si vede che vogliono giocare la palla, vogliono giocare a calcio e nonostante comunque siano una neopromossa, stanno dicendo la loro anche nel campionato di Serie A. Dopo l'esperienza al Florenza ritrovo il massimo campionato, ritrovo la Serie A e rispetto a quando ci ho giocato io vedo che il livello è cresciuto tantissimo. La Serie A e soprattutto il calcio femminile in generale si sta evolvendo cioè giorno dopo giorno e questa Serie A è molto più competitiva e diciamo che comunque tutte le squadre vogliono cercare di rimanerci perché il prossimo anno c'è il professionismo. Quest'anno ci saranno 3 retrocessioni e la salvezza sarà ancora più difficile rispetto agli anni scorsi e nonostante il Pomigliano sia una neopromossa sta facendo molto bene e lotteremo per questo obiettivo, la salvezza. Ho scelto Pomigliano perché nonostante io giocassi comunque in una categoria inferiore, ovvero la Serie B, il Pomigliano ha subito creduto in me, non badando a dove giocassi e questo mi ha spinto tantissimo a venire qua. Forza Pomigliano!